una manciata di ore per esprimere vicinanza a quanti hanno perso tutto. Papa Francesco è voluto essere tra i profughi dell'isola greca di Lesbo, una visita, ha detto ai giornalisti durante il volo di andata, per incontrare la catastrofe umanitaria più grande dopo la Seconda Guerra Mondiale. Atterrato all'aeroporto internazionale di Mitilene, il pontefice è stato accolto dal primo ministro Alexis Tsipras, di cui, insieme con il patriarca di Costantinopoli Bartolomeo e l'arcivescovo di Atene di tutta la Grecia Hieronymus, Papa Bergoglio si è diretto verso il Moria Refugee Camp. Ad attenderlo all'ingresso 150 minorenni ospiti del centro. Attorniato da un mare di visi, Papa Francesco ha incrociato centinaia di sguardi, stretto mani, ammirato i disegni dei bambini, ascoltato storie. Storie fatte di dolore, incertezza, umiliazione, che hanno incontrato cuori duri e frontiere chiuse, ma anche anime generose disposte all'accoglienza. Dinanzi a quella che l'arcivescovo di Atene e di tutta la Grecia ha definito la bancarotta dell'umanità e della solidarietà, Papa Francesco ha invocato una risposta degna a queste situazioni di bisogno tragico, perché nella famiglia umana il dolore di uno riguarda tutti. Questo è il messaggio che oggi desidero lasciarvi. Non perdete la speranza. Il più grande dono che possiamo offrirci a vicenda è l'amore. Uno sguardo misericordioso, la premura di ascoltarci e comprenderci, una parola di incoraggiamento, una preghiera. I tre leader religiosi hanno firmato una dichiarazione congiunta in cui si esprime gratitudine per la risposta generosa del popolo greco nonostante le proprie difficoltà economiche e si auspica la fine dei conflitti. Sono urgentemente necessari, si legge, un più ampio consenso internazionale e un programma di assistenza per affermare lo Stato di diritto, proteggere le minoranze, combattere il traffico e il contrabbando di esseri umani, eliminare le rotte di viaggio pericolose che attraversano l'Egeo e tutto il Mediterraneo. Dopo aver pranzato con alcuni rifugiati in un container del Moria Refugee Camp, Papa Francesco si è recato al porto dell'isola greca di Lesbo, dove ha incontrato la cittadinanza e la comunità cattolica. Voi, abitanti di Lesbo, dimostrate che in queste terre, culla di civiltà, pulsa ancora il cuore di un'umanità che sa riconoscere prima di tutto il fratello e la sorella. Un'umanità che vuole costruire ponti e rifugge dall'illusione di innalzare recinti per sentirsi più sicura. Infatti, le barriere creano divisione anziché aiutare il vero progresso dei popoli. E le divisioni, prima o poi, provocano scontri. Le preoccupazioni delle istituzioni e della gente qui in Grecia, come in altri paesi d'Europa, ha proseguito, sono comprensibili e legittime, e tuttavia non bisogna mai dimenticare che i migranti, prima di essere numeri, sono persone, sono volti, nomi, storie. Ricordando quanti hanno perso la vita in mare, soprattutto i bambini, vittime di viaggi disumani e sottoposti alle angherie di vili aguzzini, Papa Bergoglio ha rimarcato che occorre lavorare per rimuovere le cause di questa drammatica realtà, anzitutto costruendo la pace laddove la guerra ha portato distruzione e morte e impedendo che questo cancro si diffonda altrove. Per questo, ha proseguito, bisogna contrastare con fermezza la proliferazione e il traffico delle armi e le loro trame spesso occulte. Dal presidio della Guardia Costiera, i tre leader religiosi hanno poi gettato in mare tre corone di alloro, levando una preghiera per quanti in quelle acque hanno visto naufragare ogni sogno. Dio di misericordia e Padre di tutti, destaci dal sonno dell'indifferenza. Apri i nostri occhi alle loro sofferenze e liberaci dall'insensibilità, frutto del benessere mondano e del ripiegamento su se stessi. Durante il volo tra Lesbo e Roma, Papa Francesco ha tenuto la consueta conferenza stampa con i giornalisti, ribadendo che costruire muri non è una soluzione e che l'Europa deve urgentemente fare politiche di accoglienza, integrazione e di crescita. Raccontando le emozioni per questo appuntamento, il pontefice ha parlato soprattutto dei bambini incontrati, bambini che sognano la pace e che nelle loro brevi esistenze hanno già visto troppi orrori. Questo i bambini lo hanno nel cuore. Davvero, oggi era da piangere. Questi bambini hanno in memoria questo e ci vorrà tempo per elaborare quello.
questo il sole che vede e piange. Ma se il sole è capace di piangere anche noi, una lacrima ci farà bene. Alle parole il pontefice ha voluto anche dare un segno concreto. Sul suo aereo infatti ha accolto 3 famiglie di rifugiati dalla Siria, 12 persone in tutto, di cui 6 minori. Si tratta di persone che erano già presenti nei campi di accoglienza di Lesbo prima dell'accordo fra Unione Europea e Turchia e che ora, dopo una trattativa della segreteria di Stato con le autorità competenti greche e italiane, saranno ospiti del Vaticano con l'aiuto della comunità di Sant'Egidio.